La consapevolezza che si debba cambiare è sempre più diffusa. Però il problema non è soltanto avere questa consapevolezza. La domanda da farsi è come cambiare. Ritengo che un apporto interessante venga da una canzone spagnola. Depende. De che depende? Di Jarabe de Palo. De che depende? Según cómo se mire, todo depende. È effettivamente come si vedono le cose che genera nella nostra testa o nel nostro agire una visione diversa. Tutto dipende da come ci confrontiamo con quello che ci è attorno, con le persone che ci stanno attorno, con il posto in cui siamo, con il lavoro che noi facciamo. Bisogna rafforzare questa, capire questa dipendenza da come noi, che siamo i soggetti, noi siamo i soggetti e quindi siamo quelli che possono interpretare quello che ci accade attorno in una maniera diversa. Appunto in questo modo, quindi capite com'è il titolo che c'era, che ho dato a questa conversazione, Visioni differenti. Perché a seconda come guardo, vedo cose diverse e sono attratto da certe cose e non da delle altre. Se per esempio la visione è una visione individuale, cioè io sono il soggetto e gli altri sono invece attorno a me, ma sono separati da me, cioè io vedo le persone, le cose, le situazioni che sono separate l'una dall'altra. E anche dal contesto, logicamente, perché è un po' come un'esplosione in cui tutto quanto non ha più il rapporto relazionale. Vedo le cose, ma non le vedo in maniera connessa. Questo che cosa porta? Porta al fatto di avere, concentrare su se stessi la visione e non vedere gli altri, non vedere quello che fanno gli altri, o vederli in funzione mia, che è completamente diverso. Quindi capite che diventa un fatto egoistico, un fatto referenziale mio. E quindi nasce anche una visione di utilizzo di quello che mi sta attorno, ma utilizzo in senso materiale, cioè io uso senza considerare il valore delle cose che io sto prendendo. Devono essere solo relazionate a quello che viene a me stesso. Ma succede esattamente queste cose alle aziende. Oggi che si agisce globalmente, ci sono le aziende che guardano al proprio interno, cercano di diventare più grosse, ma il fatto di diventare più grandi vuol dire che hai più potere e quindi comandi gli altri per quello che devono fare. Il rapporto con gli altri è un rapporto di tipo essenzialmente di denaro, dico tu mi fai questo a questo prezzo e questo porta agli altri una relazione subalterna, addirittura di schiavitù, perché io sono schiavo del denaro, io ti dico che tu mi devi fare quello a quel prezzo perché io riesco soltanto poi quando assemblo tutte le cose in maniera generale per il prodotto, io ne ho ricavo. Tu venditela per conto tuo. Questo non crea un buon rapporto, crea rapporti di dipendenza, quindi rapporti di gerarchia, un fatto di tipo di egoismo sempre più forte, di non considerare le persone facenti parte di una società, ma solo io scelgo dei singoli con cui avere dei rapporti perché mi conviene. Io sono in una società e faccio parte di quella società. Forse è bene di ricordare quello che ci dice Emanuele Coccia, che noi respiriamo il respiro degli altri. L'aria che noi respiriamo è il respiro di tutti quanti, ma non solo degli umani, degli animali, dei vegetali, per fortuna che ci sono perché purificano l'aria, ma anche degli insetti, ma anche del mare. È tutto una cosa di questo genere. La visione individuale, se la si rapporta a livello
di grafica per poterlo fare capire meglio, perché con le parole è sempre difficile. Voglio aprire con della grafica delle finestre perché ognuno interpreti per suo conto questo concetto. Vedete, pesce grande mangia pesce piccolo, il che vuol dire tutto basato solo su un rapporto di io ti mangio e quindi penso a me stesso, io non penso a quello che può succedere dopo. Tu sei pochi, sei tanti, non mi interessa, l'importante è la mia vita. Non ci si accorge in questa maniera che facendo una cosa di questo genere si distrugge quello che ci sta attorno e di conseguenza se distruggo l'intorno distruggo anche me stesso, perché io continuerò a respirare questo, come dicevo prima, l'aria, berrò l'acqua, mangerò le cose che vengono dal territorio, ma se non sono sane, avrò io un problema di vita o di salute. Per capire altrettanto bene questa visione comune, può essere interessante vedere questa rappresentazione grafica, questo volo di uccelli o questo branco di pesci. Sarà capitato a tutti quanti di vedere un volo di uccelli verso sera, al tramonto, e vediamo questo stormo che sembra che respiri. Ed è interessante capire come, quindi, il rapporto che ogni singolo componente di quello stormo ha una visione di relazioni con tutti quelli che gli stanno attorno, e un suo movimento porta il movimento di tutti gli altri. Ecco questo respiro, questo cambiamento all'interno del cielo. Sono tutti alla ricerca di insetti alla sera. Ed è completamente diverso. Lo stesso è per i pesci, che un branco di pesci, più sono piccoli, più si raccolgono in un branco. E generalmente lo fanno quando ci sono dei pesci più grossi, perché il pesce più grosso dice, ma prima l'ho visto piccolo, adesso c'è questa enorme nuvola, chissà che cos'è. Se si butta contro, questo vi sarà capitato di vedere che i pesci aprono immediatamente e si apre un buco nero quasi, e il pesce passa dall'altra parte, il grande. Allora si vede come il rapporto relazionale tra gli esseri, tra i soggetti, è quello che genera la possibilità di vita, di rapporto, chiamiamolo rapporto sociale. Se noi agissimo come un branco di pesci o uno stormo di uccelli, molto probabilmente avremmo una diversa percezione dell'intorno e avremmo una visione che si riporta a quello che si può dire il bene comune, perché non è solo il mio bene. Nella visione individuale io guardo il mio bene, nella visione comune è importante il rapporto con gli altri. Dobbiamo tenere molto presente questo fatto, perché da soli non possiamo vivere, con gli altri viviamo, perché i nostri sentimenti si esprimono con gli altri. Io sovente faccio l'esempio che noi siamo il frutto di una relazione tra due persone, tra nostro padre e tra nostra madre, e che si sono incontrati, si sono amati e hanno generato noi. Allora è questa, la vita nasce da un rapporto relazionale. Quindi riprendiamo questa voglia, questo inizio, questo impulso iniziale della nostra vita. Se queste due visioni che ho appena accennato le portiamo all'interno delle aziende, vediamo come si possono configurare. Se l'azienda in una situazione attuale, cioè lineare, oggi agisce globalmente, compete con tutti. Già questo competere vuol dire che è contro qualcuno, e se fate attenzione, generalmente nell'economia ci sono tutti termini che derivano da una guerra, di un rapporto di lotta con gli altri. Io vinco sugli altri. Ma noi non dobbiamo vincere sugli altri, noi dobbiamo vincere con gli altri, che è completamente diverso. Allora, se invece guardo me stesso, allora le aziende cercano di diventare sempre più grandi, portano tutto al proprio interno. E succede anche sovente che
quando vedono una startup, vedono, ah, guarda quell'azienda che ha fatto quel prodotto così interessante. Qual è la prima situazione? Il primo pensiero? L'acquisisco, cioè io uso non il mio cervello o la mia empatia o il mio cuore per mettermi in relazione con gli altri, no, uso i soldi, li compro, e perché lo voglio togliere, sottrarre al mercato. Ma questo è veramente negativo, sia per chi acquisisce, sia per chi è acquisito, perché acquisendolo, comprandolo, diventa parte dell'azienda che si è mossa e perde tutta la sua libertà di ricerca, di pensiero, e deve seguire quello che il big boss, il grande capo, decide, o il board, il gruppo di lavoro decide. Ma hanno perso tutti e due. Di uno la sola cosa è riferita ai soldi. E questo non è che porti dei buoni rapporti, non aiuta la resilienza. Se invece vediamo un'azienda sotto un profilo sistemico, cioè di visione comune, qual è la situazione, qual è la caratteristica? Collabora con gli altri, è fondamentale questo, mi relaziono con gli altri. E mi relaziono con gli altri dove? Io posso avere una relazione solo se agisco nel territorio locale, perché se io agisco a livello globale e diventa difficile girare dappertutto, c'è differenza di lingua, di nazione, diverse ore di differenza gli uni dagli altri. Nel territorio locale è completamente diverso, cioè le mie relazioni sono reali. E allora, se io devo lavorare, è interessante vedere, analizzare le aziende che sono attorno a me. E ce ne sono diverse, che fanno diverse cose. Allora, comincio un rapporto di conoscenza di queste realtà e scopro che ci possono essere dei rapporti gli uni con gli altri, dei rapporti che possono servire gli uni agli altri. In questo modo, attivando queste relazioni, si definisce anche un ambito in cui queste aziende cominciano a collaborare. Ma questo non vuol dire chiudersi in se stesse. L'indicazione di ambito, che qui è indicato come ambito 1, non è un confine invalicabile. È soltanto per dire, noi lavoriamo in questo campo, ma vicino ci sono degli altri che stanno facendo, intessendo relazioni gli uni con gli altri, e definiscono un altro ambito, un ambito di lavoro. L'interessante è che, facendo il proprio lavoro, che cosa succede? Succede che ci sono poi delle interconnessioni, perché oltre ad avere percepito quelli che interessano a una certa visione per creare un certo prodotto o una certa finalità, queste diverse cose, però poi ci sono alcuni che hanno delle interconnessioni gli uni con gli altri, e quindi si allargano questi rami e toccano altre situazioni, che possono essere rappresentate in questa diapositiva in cui si vede un territorio e vedete come alcune aziende, qui ce ne sono, sono indicate non così tante, ma era per far capire che gli uni si rapportano con gli altri, ma soprattutto perché è fondamentale avere il territorio sotto, perché questi rapporti relazionali gli uni con gli altri danno un valore al lavoro, ma danno anche un benessere al territorio. È normale, perché se io ho dei flussi che connettono delle aziende le une con le altre, il flusso poi da chi è sostenuto? Da gente che lavora. E quindi il fatto di creare delle relazioni mantiene stabilmente il lavoro sul territorio e quindi genera pian pianino sempre più del benessere. Le due visioni sono molto chiare in questo momento. Allora vediamo che chiaramente quella in cui ci sono le relazioni è quella che ci sta interessando di più o mi sta interessando di più e suggerisco di poterla seguire. Allora porto degli esempi in ambito di prodotto, quindi un prodotto reale, e in ambito cibo, che è altrettanto un prodotto reale, per capire come un rapporto di questo genere possa essere utile.
ambito prodotto una costruzione di un sistema. Cioè la costruzione del sistema cosa vuol dire? Era quello che dicevo prima dei rapporti relazionali gli uni con gli altri. E una azienda del territorio piemontese, di un'azienda qui vicino a Torino, a Gervasi Ecologica, produce dei semirimorchi per raccogliere degli avanzi di ferro, risultante di lavorazioni. Ed è interessante una cosa di questo genere, non è una cosetta piccola. Allora, che cosa è successo? È successo che questa ditta, questa Gervasi Ecologica, che nasce come dalla Gervasi circa 5 anni fa, è nata la Gervasi Ecologica e hanno capito che questi semirimorchi per la raccolta del ferro o dell'acciaio poteva essere interessante e anche poi di altri prodotti di edilizia o altre cose e hanno analizzato questo semirimorchio e le vedete le operazioni che ci possono essere, che sono qui elencate, dalla progettazione al coordinamento del progetto, al taglio delle lamiere, alla piegatura, alla carpenteria metallica, alla saldatura, verniciatura, ai sistemi idraulici, pneumatici e elettrici, ai gestione clienti e logistica per consegna. Allora, vedete che è molto complessa la realizzazione di un prodotto. Cosa hanno pensato? Come si può agire in questo modo? O a livello globale, e allora mi baso su quello che me lo fa, ha una qualità accettabile, ma al prezzo che mi conviene di più. Se invece guardo nel territorio, io comincio a vedere delle persone che sono attorno a me e allora il rapporto relazionale che dicevo prima è molto interessante ed è quello che ha fatto questa azienda. Ha guardato il territorio, ha cercato di trovare le aziende che potevano rispondere a quelle richieste che di cui loro avevano bisogno e le hanno trovate in un massimo di 80 chilometri. Quindi è dal globale passiamo a decisamente locale. Chiaramente non l'acciaio, perché l'acciaio bisogna avere degli altri forni per poterlo produrre. Ma tutte le altre lavorazioni che sono state indicate prima si sono trovate principalmente in un raggio di 50 km e alcune in un raggio leggermente più ampio di massimo 80. Ma che cosa è stato operato dalla gestione? Oltretutto sono due donne che sono le gestrici di questa, due sorelle, e anche con il padre che ha competenza tecnica in ambito di lavorazioni. E cosa hanno ottenuto? Vedete che ci sono delle indicazioni in verde e sono le azioni che Gervasi Ecologica ha voluto ottenere per sé, cioè la progettazione, perché gli altri che eseguono c'è bisogno di un progetto. Allora chi lo fa il progetto? Chi mette in moto tutta questa situazione e lo coordina? Tutti gli altri sono non dei terzisti come vengono detti adesso, sì è vero sono detti terzisti, ma entrando in questo rapporto relazionale diventano dei partner perché ognuno è interessato a fare il proprio lavoro perché sa che va al vicino e capite come un rapporto relazionale gli uni con gli altri aumenta la capacità di fare meglio le cose. Se io porto una innovazione all'interno del mio lavoro sono quello che genera un cambiamento anche negli altri, perché gli altri recepiscono una cosa migliore e sono a loro volta stimolati a fare meglio, per cui la qualità viene generata da tutto il sistema. Logicamente il montaggio e la gestione dei clienti è sempre a chi ha fatto la progettazione, mentre la logistica per la consegna è affidata a chi veramente ha la propria specificità in questo campo. Capite quindi che ognuno lavora in questo modo, nel suo ambito. Usa le macchine, quindi ha sempre una capacità di innovare sia sulle macchine sia sul modo di affrontare le cose. E tutto quanto genera una qualità di tutto il territorio e un dialogo generale
e in cui nasce quindi una cultura generale su tutto il territorio. E in effetti, quando loro partecipano a delle fiere, quando si partecipava alle fiere, hanno sempre cercato di dire: ma possiamo mettere anche il nostro marchio? E Gervasi Ecologica è stata molto contenta. Difatti, se per caso vi capita, Gervasi in questi pannelli c'è il marchio di tutti quanti. E allora capite che l'interessante è dire: guarda, io ho partecipato a fare questa cosa. Allora non è più soltanto un fatto economico, ma è un fatto di piacere di fare le proprie cose. Ed è interessante perché questo rapporto relazionale molto stretto porta a conoscersi in maniera molto, molto forte, ma porta anche a fidarsi gli uni degli altri. In effetti, che cosa succede? Gervasi, quando è pagato dai propri clienti, a quel punto riesce a ridistribuire a tutti gli altri per la loro percentuale quello che hanno fatto. Cambia radicalmente il modo di rapportarsi. Cioè, io non lo vedo sul fatto di soldi, quantità di denaro che mi arriva, io faccio quel pezzo a quel tot. Ho una percentuale su una visione, su un prezzo finale. È completamente un'altra cosa, perché tutti sono stimolati a fare meglio e facendo meglio, evidentemente, si ottiene un prezzo migliore, ma si ottiene anche un prodotto migliore. Se passiamo a questo punto al cibo, il problema del cibo è veramente il fatto che c'è troppo cibo da troppe parti del mondo, sempre tutto a disposizione, e nessuno più capisce qual è la stagione per avere un prodotto o un altro. Vedete le banane, vedete gli ananas, vedete quelle cose, nei nostri territori non ci sono, in Europa non ci sono. Vengono portati nei frigoriferi dai paesi tropicali a maturare. Ma questo porta a una non conoscenza del prodotto e della stagione, della sua qualità, ma soprattutto non c'è rispetto né per il residente che consuma questi prodotti né per il produttore che li produce. Tutto quanto, potete capire, è in questa bolla della logistica, che è quella che genera grossi problemi in mare e sulla terra e nell'aria di conseguenza. Allora, la cosa principale da fare è ricostruire delle filiere locali, cioè mettere in contatto, far ripartire le attività primarie che si colleghino alle secondarie e che si arrivi sul mercato. Quindi qui io ho una rappresentazione grafica che si può capire molto bene come riprendere il flusso. Vedete che c'è un'area, il territorio locale, in cui le attività primarie agiscono, e poi c'è un'area residenziale nella quale ci sono le attività secondarie che arrivano e che sono a metà tra il territorio locale e l'area residenziale. Vedete per quanto riguarda il latte, per quanto riguarda la carne, è interessante capire che non vengono da fuori. Soltanto in questo caso, per esempio sui cereali, che ci sono alcune cose che vengono da fuori territorio, oppure per la frutta e verdura. Creando queste filiere, uno mi dice: ma hai parlato di rapporto comune? Sì, c'è un rapporto comune, ma il rapporto comune è una cosa che in questo momento non si vede. Nel momento in cui queste attività delle singole quattro attività che ho indicato nel territorio agiscono in questo modo, cioè sono collegate le una alle altre, perché sono parallelamente, interconnettivamente esistenti. Allora qui si comincia a capire come il territorio comincia a muoversi e come il mercato comincia ad avere una visione completamente diversa. Il mercato durante tutto l'anno è il posto in cui arrivano le merci a seconda delle stagioni, e quindi è inutile che io a gennaio cerchi dei pomodori o li cerchi a dicembre, saranno in un'altra maniera. Allora anche il mercato ha un'altra attività, un'altra vita,
perché cambia di colori, di prodotti, di profumi e le persone sono più interessate e chiedono a quelli che vendono a delle attività secondarie nel mercato, perché sono quelli che sono quelli che offrono a chi desidera comprare. Ma non finisce a questo livello. Per fare delle attività, se andiamo di nuovo a prenderne soltanto una, per fare queste filiere, non è soltanto il prodotto, perché non è che nasca per magia il prodotto, il latte, le mucche lo devono produrre. Allora è interessante vedere tutti gli input e gli output che sono necessari all'attività primaria. Ed eccolo qui, immediatamente la filiera aumenta di persone, le aumentano le relazioni, ma aumentano anche per la carne, per i cereali e per la frutta e verdura. E se facciamo lo stesso gioco che era stato fatto prima per le quattro filiere, ecco qui che comincia a affollarsi di relazioni, di flussi che connettono l'uno con l'altro. E questo è solo per quanto riguarda l'attività primaria. Se andiamo a vedere l'attività secondaria e vediamo anche le attività secondarie che tipo di input e output generano, aumenta ulteriormente questo rapporto e la relazione aumenta nel territorio. Se andiamo a vedere a questo punto di tutte e quattro queste filiere, otteniamo un macro sistema. Ed è questo il macro sistema. Uno resta sbalordito a vederlo. Ma tutto questo traffico, sì, è un traffico locale, un traffico di flussi in cui ognuno si collega ad un altro, e su questo si capisce molto bene quello che è il rapporto relazionale. Che cosa genera il rapporto relazionale? Rapporto relazionale vuol dire parlare con altri. La prima cosa che genera e che produce, che cos'è? Un cambiamento a livello sociale. Io conosco gli altri attorno a me e comincio ad avere un rapporto relazionale con gli altri. Quindi non è più un rapporto di competizione con gli altri, ma di collaborazione. E quindi sono aperto agli altri. Quindi ricordarsi quello secondo come guardo. Ecco quello che ci dice questa canzone. Io lo guardo, non guardo quello che mi è attorno come un nemico, ma lo guardo come un mio alleato. Può essere un mio alleato. Poi non è soltanto questo, il fatto che tutti questi flussi vadano da uno all'altro cambia anche, o si consolida più che cambiare, si consolida la cultura materiale di un territorio. E la cultura materiale vuol dire riportare a essere consapevoli di quello che fanno le attività produttive, quindi fare produzioni non con pesticidi o di allevamenti o coltivazioni intensive, ma estensive, cioè ripartire con un'agricoltura che sia naturale, un'agricoltura che generi dei prodotti sani per tutti quanti. E dato che tutti quanti sono collegati l'uno all'altro, che l'output di uno, cioè quello che non usa uno, diventa input per un altro, vuol dire che tutti quanti sono interessati non sulla quantità delle cose, ma sulla qualità. E allora cambia anche il modo di agire delle persone. Io dico molto agire perché dobbiamo imparare ad agire in una maniera positiva. Cambiano quindi le produzioni, come ho detto prima, ma soprattutto all'interno di questo grande affollamento di flussi. I flussi sono generati da una cosa che va da uno all'altro. Ma questi flussi perché sono generati? Perché ci sono delle persone che lavorano. Allora, avere questa forte presenza di flussi vuol dire una forte e stabile presenza di lavoro. Ed è un fatto di resilienza. L'abbiamo visto nelle chiusure dovute alla pandemia e che vediamo ancora. Il fatto di avere dei rapporti locali è fondamentale. Nella prima chiusura, il fatto che si fossero chiusi i rapporti con tutti quanti, addirittura ha fatto chiudere delle aziende. Perché? Perché dipendevano per i componenti da aziende che erano dall'altra parte del mondo.
E questo ha detto, ah, io non posso più avere le cose, cioè non ho più legna per fare fuoco. Ecco, questo è l'importante. Se andiamo a vedere, quindi ho parlato di economia, quindi rapporto economico che non è più la prima cosa. Avete visto l'economia, io l'ho tenuta alla fine, perché è il risultato, è la risultante dell'agire. E se andiamo a vedere anche questi rapporti gli uni con gli altri, non siamo più interessati alla qualità di uno, dei singoli prodotti. La qualità, come indica la diapositiva, è appartenere al sistema, perché se io appartengo al sistema vuol dire che i miei input e output sono collegati a degli altri, che non li accettano. Io stesso non accetto degli input che mi arrivano da altri se non sono di qualità che sia sufficiente per la mia produzione. E quindi è in sé la capacità di essere, per cui il latte sarà un latte buono, ma perché ci sono delle mucche che sono felici, sono al pascolo, possono produrre un latte e non hanno stress. E la stessa cosa è per tutti quanti gli altri. E questo è il grande vantaggio di tutto quanto. Ma soprattutto, quindi questo era per il cibo. Se andiamo a vedere, ricordate, se vi ricordate, là, quando parlavo di manifattura di un territorio, riprendo la diapositiva della manifattura del territorio. Ma la manifattura cosa vuol dire se è territoriale? È che genera una rete collettiva di conoscenza, che non è una conoscenza morta, è una conoscenza che si evolve nel dialogo con le persone. Questo è completamente diverso e quindi dà il valore. Generalmente si dice che un territorio è ricco se ha manifattura, ma una manifattura che sia del posto, di rapporti locali di un'azienda con l'altro, perché incentiva questa capacità di rete collettiva, di questa conoscenza collettiva, questo pensare collettivo. E se andiamo a vedere le ricadute della visione sistemica, vedete come un nuovo paradigma, questo nuovo paradigma culturale, è quello che va a toccare dalla produzione all'insegnamento, alla salute, alla distribuzione, all'alimentazione. Quindi è tutto un modo diverso di avere e di agire. Questo agire, questo nuovo rapporto culturale ha delle ricadute anche sotto un profilo della ricerca o della progettazione, che non si può soltanto vedere una filiera andare in profondità in maniera verticale sulle cose. Sì, si può andare in maniera verticale, però capendo tutti i rapporti relazionali con gli altri, cioè allungando le mani per stringere le mani delle altre ricerche che sono attorno a noi, perché soltanto così la ricerca evolve e può vedere, non chiudersi in un recinto, ma essere aperti a tutti gli altri. Ma lo stesso è quello che si deve fare nell'apprendimento, sia a livello di scuola inferiore che sia all'università, cioè dare conoscenze, ma far vedere come queste conoscenze si connettono a tutte le altre. Questo è veramente il messaggio che c'è per il futuro. Non possiamo vivere singolarmente come degli eremiti. Sì, ci sono degli eremiti, ma perché hanno bisogno di poter riflettere sulle cose che fanno. Però attenzione, un eremita va fuori per pulire la propria testa e per partecipare al respiro generale della natura. Noi non sto sottolineando di fare questa scelta così drastica. Io sottolineo soltanto di essere aperti agli altri, condividere questa situazione e allora quel dipende iniziale che ci entri nel cuore, perché solo se abbiamo dentro, se abbiamo questo rapporto empatico con gli altri, possiamo cambiare. Grazie.
el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números.